Ok, facciamo subito un esempio di quello che può essere l'utilizzo di uno shuffle. Un esempio di questo tipo. Partiamo dalle cose più semplici in assoluto. Memorizziamo subito questo tipo di esempio, no? È chiaro che in questo shuffle, cioè, non ho fatto niente di particolare. L'unica cosa, come mi è già capitato di dire, guarda, ho preso qui la settima della tonica, invece che prenderla sotto, ok? In questo modo è un po' più comoda, no? Perché evito di andare ad allargare così tanto. Se vado a spostare in altri settori e zone del manico, ad esempio, facciamolo in un'altra tonalità, ad esempio la dominant. Per cui è chiaro che ho un po' meno questo tipo di problema, ce l'ho sempre solo. È chiaro. In questo esempio invece andiamo a vedere come utilizziamo, ad esempio, sempre in questo 1-4-5, ok? Intervalli di sesta. Di sesta. Cui diventerà. Vedi il sì? Che io lo prenda qui o lì, sul settimo, a vuoto. Per il la o per il si non cambia niente. Le strutture sono sempre identiche. Per cui. Ok? Messe le seste, portiamo qualcosa in testa, in questo senso, molto Texas.
c'è questo richiamo, no? Poi questa sonorità che adesso ti faccio sentire con questi pick up ha molto un suono texano. Poi soprattutto così, guarda. Ok? La forma è la seguente.